Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Rocefin, polvere Roc SPA, ultimo aggiornamento, 25 gennaio 2022. Cos'è Rocefin, polvere? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Rocefin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Rocefin, polvere? Rocefin, polvere è un farmaco a base del principio attivo ceftriaxone sale bisodico 3,5 idrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di terza generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Roc SPA. Rocefin, polvere può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Rocefin 1g/3,5 ml polv. Per Soluz. Iniet. Immuno FL. Più 1F Solve. 3,5 ml Rocefin 250 mg/2 ml Polv. Per Soluz. Iniet. Immuno FL. Più 1F Solve. 2 ml Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Roc SPA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A principio attivo. Ceftriaxone sale bisodico 3,5 idrato. Gruppo terapeutico. Antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Rocefin è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, inclusi i neonati a termine, dalla nascita. Meningite batterica, polmonite acquisita in comunità, polmonite acquisita in ospedale, otite media acuta, infezioni intraddominali, infezioni complicate delle vie urinarie, inclusa la pielonefrite, infezioni delle ossa e delle articolazioni, infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, gonorrea, sifilide, endocardite batterica. Rocefin può essere impiegato nel trattamento di esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti. Nel trattamento di borreliosi di Lyme disseminata, precoce, stadio I, e tardiva, stadio II, negli adulti e nei bambini inclusi neonati da 15 giorni di vita. Nella profilassi preoperatoria delle infezioni del sito chirurgico. Nel trattamento di pazienti neutropenici con febbre in cui si sospetta la presenza di un'infezione batterica. Nel trattamento di pazienti affetti da batteriemia che si manifesta in associazione a, o presumibilmente associata a, una qualsiasi delle infezioni sopra menzionate. Rocefin deve essere somministrato insieme ad altri agenti antibatterici laddove la possibile gamma di batteri causali non rientri nel suo spettro d'azione, vedere paragrafo 4.4. Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibatterici. Posologia. Posologia. La dose varia in base alla gravità, al livello di sensibilità, al sito e al tipo di infezione, all'età e alla funzionalità epatorenale del paziente. Le dosi raccomandate nelle tabelle seguenti sono le dosi generalmente raccomandate in queste indicazioni. In casi particolarmente gravi, devono essere prese in considerazione dosi che rientrano tra i valori massimi dell'intervallo raccomandato. Adulti e bambini al di sopra di 12 anni di età e 50 kg. Dosaggio di ceftriaxone. Frequenza del trattamento. Indicazioni 1-2g una volta al giorno. Polmonite acquisita in comunità. Esacerbazioni acute della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Infezioni intraddominali. Infezioni complicate delle vie urinarie, inclusa la pielonefrite. 2g una volta al giorno. Polmonite acquisita in ospedale. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. Infezioni delle ossa e delle articolazioni. 2-4g una volta al giorno. Trattamento di pazienti neutropenici con febbre in cui si sospetta la presenza di un'infezione batterica, endocardite batterica, meningite batterica nella batteriemia documentata, devono essere presi in considerazione i valori massimi dell'intervallo di dose raccomandata. Nel caso di somministrazione a dosaggi superiori a 2g al giorno, può essere considerata la somministrazione due volte al giorno, ogni 12 ore. Indicazioni per gli adulti e i bambini al di sopra di 12 anni di età e 50 kg, che richiedono specifici schemi posologici. Otite media acuta. Può essere somministrata una dose singola intramuscolare di Rocefin 1-2g. Dati limitati suggeriscono che in caso di pazienti gravemente malati o in caso di fallimento della precedente terapia, Rocefin può risultare efficace quando somministrato per via intramuscolare alla dose giornaliera di 1-2g per 3 giorni. Profilassi preoperatoria delle infezioni del sito chirurgico. 2g in singola somministrazione preoperatoria.
gonorrea 500 mg somministrati come dose singola intramuscolare. Sifili delle dosi generalmente raccomandate sono 500 mg, 1 g una volta al giorno, da aumentare a 2 g una volta al giorno per la neurosi filide, per 10-14 giorni. Le raccomandazioni sulla dose in caso di sifilide, neurosi filide inclusa, si basano su dati limitati. Fare riferimento alle linee guida nazionali o locali. Borreliosi di Lyme disseminata, precoce stadio I e tardiva stadio II, 2 g una volta al giorno per 14-21 giorni. La durata raccomandata del trattamento è variabile e occorre fare riferimento alle linee guida nazionali o locali. Popolazione pediatrica neonati, lattanti e bambini da 15 giorni di vita a 12 anni di età, 50 kg, ai bambini di peso corporeo pari o superiore a 50 kg deve essere somministrato il dosaggio abituale degli adulti. La dose massima di lidocaina nei bambini per singola dose somministrata non deve superare i 5 mg/kg di peso corporeo. Nei bambini obesi la dose massima deve essere calcolata considerando il peso corporeo ideale in base al sesso ed all'età. Dosaggio di ceftriaxone, frequenza del trattamento, indicazioni 50-80 mg/kg una volta al giorno, infezioni intraaddominali, infezioni complicate delle vie urinarie, inclusa la pielonefrite, polmonite acquisita in comunità, polmonite acquisita in ospedale 50-100 mg/kg, max 4 g, una volta al giorno, infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, infezioni delle ossa e delle articolazioni, trattamento di pazienti neutropenici con febbre in cui si sospetta la presenza di un'infezione batterica. 80-100 mg/kg, max 4 g, una volta al giorno meningite batterica 100 mg/kg, max 4 g, una volta al giorno endocardite batterica nella batteriemia documentata, devono essere presi in considerazione i valori massimi dell'intervallo di dose raccomandata. Nel caso di somministrazione a dosaggi superiori a 2 g al giorno, può essere considerata la somministrazione due volte al giorno, ogni 12 ore. Indicazioni per i neonati, i lattanti e i bambini da 15 giorni di vita a 12 anni, 50 kg, che richiedono specifici schemi posologici. Otite media acuta. Per il trattamento iniziale dell'otite media acuta può essere somministrata una dose singola intramuscolare di Rocefin 50 mg/kg. Dati limitati suggeriscono che in caso di bambini gravemente malati o in caso di fallimento della terapia iniziale, Rocefin può risultare efficace quando somministrato per via intramuscolare alla dose giornaliera di 50 mg/kg per 3 giorni. Profilassi preoperatoria delle infezioni del sito chirurgico 50-80 mg/kg in singola somministrazione preoperatoria. Sifili delle dosi generalmente raccomandate sono 75-100 mg/kg, max 4 g, una volta al giorno per 10-14 giorni. Le raccomandazioni sulla dose in caso di sifilide, neurosi filide inclusa, si basano su dati molto limitati. Fare riferimento alle linee guida nazionali o locali. Borreliosi di Lyme disseminata, precoce stadio II e tardiva stadio II, 50-80 mg/kg una volta al giorno per 14-21 giorni. La durata raccomandata del trattamento è variabile e occorre fare riferimento alle linee guida nazionali o locali. Neonati da 0 a 14 giorni di vita Rocefin è controindicato nei neonati prematuri fino a un'età postmestruale di 41 settimane, età gestazionale più età cronologica. Dosaggio di ceftriaxone, frequenza del trattamento, indicazioni 20-50 mg/kg una volta al giorno, infezioni intraaddominali, infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, infezioni complicate delle vie urinarie, inclusa la pielonefrite, polmonite acquisita in comunità, polmonite acquisita in ospedale, infezioni delle ossa e delle articolazioni, trattamento di pazienti neutropenici con febbre in cui si sospetta la presenza di un'infezione batterica 50 mg/kg una volta al giorno, meningite batterica, endocardite batterica nella batteriemia documentata, devono essere presi in considerazione i valori massimi dell'intervallo di dose raccomandata. Non si deve eccedere la dose massima giornaliera di 50 mg/kg. Indicazioni per i neonati di 0-14 giorni di vita che necessitano di specifici schemi posologici. Otite media acuta. Per il trattamento iniziale dell'otite media acuta può essere somministrata una dose singola intramuscolare di Rocefin 50 mg/kg. Profilassi preoperatoria delle infezioni del sito chirurgico 20-50 mg/kg in singola somministrazione preoperatoria. Sifili della dose generalmente raccomandata è 50 mg/kg una volta al giorno per 10-14 giorni. Le raccomandazioni sulla dose in caso di sifilide, neurosi filide inclusa, si basano su dati molto limitati. Fare riferimento alle linee guida nazionali o locali.
Durata della terapia. La durata della terapia varia in relazione al decorso della malattia. Come per altre terapie antibiotiche, il trattamento con ceftriaxone deve essere continuato per 48-72 ore dopo lo sfebbramento del paziente o dopo la dimostrazione di eradicazione batterica. Pazienti anziani. I dosaggi raccomandati per gli adulti non richiedono alcuna correzione nei pazienti anziani, a condizione che la funzionalità renale ed epatica sia soddisfacente. Pazienti con alterazione della funzionalità epatica secondo i dati disponibili, in caso di alterazione della funzionalità epatica da lieve a moderata, non vi è la necessità di correggere la dose, a condizione che la funzionalità renale non sia compromessa. Non vi sono dati provenienti da studi condotti su pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con alterazione della funzionalità renale. Nei pazienti con alterazione della funzionalità renale, non è necessario ridurre il dosaggio di ceftriaxone qualora la funzionalità epatica non sia compromessa. Soltanto in caso di insufficienza renale preterminale, clearance della creatinina. 10 ml/min, il dosaggio di ceftriaxone non deve superare i 2 g al giorno. Nei pazienti in dialisi non è richiesta una somministrazione supplementare dopo la dialisi. Ceftriaxone non viene rimosso durante il processo di dialisi peritoneale o emodialisi. Si consiglia un attento monitoraggio clinico della sicurezza e dell'efficacia. Pazienti con grave alterazione della funzionalità epatica e renale. Nei pazienti che presentano un'alterazione sia della funzionalità renale sia della funzionalità epatica, si consiglia un attento monitoraggio clinico della sicurezza e dell'efficacia. Modo di somministrazione. Rocefin può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare profonda. Le iniezioni intramuscolari devono essere somministrate in profondità in un muscolo sufficientemente grande e non si deve iniettare più di 1 g nella stessa sede. Poiché si utilizza la lidocaina come solvente, la soluzione risultante non deve in alcun caso essere somministrata per via endovenosa, vedere paragrafo 4.3. La somministrazione accidentale endovenosa deve essere prevenuta previa aspirazione mediante siringa prima dell'iniezione. Ceftriaxone è controindicato nei neonati di 28 giorni che necessitano o che presumibilmente necessiteranno del trattamento con soluzioni endovenose contenenti calcio, incluse infusioni continue contenenti calcio, per esempio per la nutrizione parenterale, in considerazione del rischio di formazione di precipitato di calcio ceftriaxone, vedere paragrafo 4.3. Per la profilassi preoperatoria delle infezioni nel sito operatorio, ceftriaxone deve essere somministrato 30-90 minuti prima dell'intervento chirurgico. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ceftriaxone. Ipersensibilità a ceftriaxone, a qualsiasi altra cefalosporina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Gravi reazioni di ipersensibilità nell'anamnesi, esempio, reazioni anafilattiche, a qualsiasi altro tipo di agente antibatterico beta-lattamico, penicilline, monobattamici e carbapenemi. Ceftriaxone è controindicato in caso di neonati prematuri fino a un'età post-mestruale di 41 settimane, età gestazionale più età cronologica, neonati a termine, fino a 28 giorni di vita. Con iperbilirubinemia, ittero oppure ipoalbuminemia o acidosi, poiché in tali patologie è probabile che il legame della bilirubina venga compromesso se necessitano, o è verosimile che necessitino, di un trattamento con calcio per via endovenosa oppure di infusioni contenenti calcio, per il rischio di precipitazione del sale di calcio ceftriaxone, vedere paragrafi 4, 4, 4, 8 e 6, 2. Studi condotti in vitro hanno dimostrato che ceftriaxone può spiazzare la bilirubina dai suoi siti di legame con l'albumina sierica, ed è possibile che in questi pazienti si sviluppi un'encefalopatia da bilirubina. Lidocaina. Prima di somministrare un'iniezione intramuscolare di ceftriaxone con una soluzione di lidocaina come solvente, si deve escludere la presenza di controindicazioni alla lidocaina, vedere paragrafo 4.4. Ipersensibilità nota alla lidocaina o ad altri anestetici amidici. Blocco atrioventricolare completo. Ipovolemia. Le soluzioni di ceftriaxone contenenti lidocaina non devono mai essere somministrate per via endovenosa. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ceftriaxone. Reazioni di ipersensibilità. Come con tutti gli agenti antibatterici beta-lattamici, sono state riferite reazioni di ipersensibilità gravi e talora fatali, vedere paragrafo 4.8. In caso di gravi reazioni di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Ceftriaxone e diluenti contenenti calcio, quali soluzione di Ringero di Hartmann, non devono essere utilizzati per ricostituire i flaconcini di Ocefin o per diluire ulteriormente un flaconcino ricostituito per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Rocefin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Rocefin, polvere durante la gravidanza e l'allattamento? Ceftriaxone gravidanza. Ceftriaxone attraversa la barriera placentare. I dati sull'uso di ceftriaxone nelle donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sullo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari durante il trattamento con ceftriaxone. Si possono verificare effetti indesiderati, quali capogiri, che possono incidere sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari, vedere paragrafo 4.8. I pazienti devono esercitare la debita cautela nel guidare e usare macchinari. Effetti indesiderati ceftriaxone. Le reazioni avverse riferite con maggior frequenza con ceftriaxone sono eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, diarrea, rash e aumento degli enzimi epatici. I dati utilizzati per determinare la frequenza delle reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio ceftriaxone. Sintomi. In caso di sovradosaggio possono manifestarsi i sintomi di nausea, vomito e diarrea. Trattamento. Le concentrazioni di ceftriaxone non possono essere ridotte mediante emodialisi o dialisi peritoneale. Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento del sovradosaggio deve essere sintomatico. Lidocaina. Sintomi. Il sovradosaggio con lidocaina può manifestarsi come eccitazione transitoria del sistema nervoso centrale con sintomi precoci. Sbadigli, irrequietezza, capogiri, nausea, vomito, disartria, atassia, disturbi dell'udito e della vista. In caso di intossicazione moderata, possono manifestarsi contrazione muscolare e convulsioni. A questi possono seguire perdita di coscienza, depressione respiratoria e coma. In caso di intossicazione severa, a causa della diminuzione della contrattilità del miocardio e della riduzione della velocità di trasmissione dell'impulso cardiaco, ipotensione e collasso cardiovascolare possono essere seguiti da blocco cardiaco completo ed arresto cardiaco. Trattamento. Convulsioni, ipotensione e depressione respiratoria ed eventi cardiaci devono essere trattati come necessario nella pratica clinica. L'ossigenazione ottimale e continua ed il supporto della ventilazione e del circolo ematico sono di vitale importanza nel trattamento dell'acidosi. Proprietà farmacodinamiche. Ceftriaxone categoria farmacoterapeutica. Antibatterico per uso sistemico, cefalosporine di terza generazione, codice ATC, Ilunga 01DD04. Meccanismo d'azione. Ceftriaxone inibisce la sintesi della parete cellulare batterica dopo il legame con le proteine. Proprietà farmacocinetiche. I risultati farmacocinetici presentati di seguito si basano su studi a singolo agente nei quali Rocefin o lidocaina sono stati somministrati in monoterapia. La lidocaina non esercita alcun effetto sulla, dati preclinici di sicurezza. Evidenze emerse negli studi condotti sugli animali dimostrano che elevate dosi di sale di calcio ceftriaxone hanno provocato la formazione di concrementi e precipitati nella colicisti di cani e scimmie. Tale, elenco degli eccipienti solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Rocefin, polvere a base di ceftriaxone, sale bisodico 3,5 idrato sono Axobat, Bixon, Caritex, Cefrag, Ceftages, Ceftriaxone ABC, Ceftriaxone Accord, Ceftriaxone Alnus, Ceftriaxone Alter, Ceftriaxone Aristo, Ceftriaxone Aurobindo, Ceftriaxone Biofarma, Ceftriaxone Doc Generici, Ceftriaxone G, Ceftriaxone Egypt, Ceftriaxone Xal, Ceftriaxone Milan Generics, Polvere, Ceftriaxone Pensa, Ceftriaxone Farmacare, Ceftriaxone Ratiofarm, Polvere, Ceftriaxone Ratiofarm, Soluzione, Uso Interno, Ceftriaxone San, Ceftriaxone Technigen, Ceftriaxone Zentiva, Claxon, Davixon, Dytrix, Diaxone, Eftri, Eracocitron, Frineg, Cocefan, Nilson, Panatrix, Pantoxon, Pokechef, Rajex, Cetriox, Sirtap, Polvere, Valexime. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.